Catone, severo guardiano del Purgatorio, chiede il perché della presenza di Virgilio e Dante, presenza che va contro alle leggi oltremondane. Virgilio spiega di essere stato inviato da Beatrice in aiuto a Dante per salvarlo dalla morte, e ciò non sarebbe stato possibile senza l'esperienza del viaggio doloroso e amaro attraverso l'inferno. Prega perciò Catone di accettare in Purgatorio Dante, che è alla ricerca della libertà dell'anima dalla prigionia del peccato. Catone acconsente alla richiesta di Virgilio, che cerca di appellarsi all'amore nutrito in vita da Catone verso la moglie Marzia, che con lui si trova nel limbo, in nome di Beatrice. La menzione di una donna del paradiso, cioè Beatrice, è necessaria e sufficiente per il consenso. Il canto si conclude con il rito di penitenza che Dante deve compiere prima di iniziare la sua ascesa alla montagna del Purgatorio. Dante si purifica il volto con la rugiada e si cinge la vita con un giunco. Lavare il proprio volto significa cancellare ogni traccia dello sporco accumulato nella visione dei mali infernali. Non è difatti ammissibile comparire di fronte all'angelo nocchiero che traghetta le anime nel Purgatorio prelevandole alla foce del Tevere, con il volto ancora segnato dalla caligine dell'abisso. Il giunco è il simbolo di umiltà, virtù assolutamente necessaria per poter accedere alle balze più alte del Purgatorio. Come è avvenuto nell'inferno, anche questa volta il primo canto insieme al secondo non corrisponde immediatamente all'inizio del nuovo viaggio, ma rappresenta il preludio, cioè l'introduzione all'intera cantica del Purgatorio, e perciò ne anticipa molte caratteristiche, sia nei contenuti che nel tono poetico.